Il tuo vanilla and cinnamon soy iced caffè decaf. Prova a rendere tue queste frasi, ok? I am confident. I am strong. I am the girl who has it. Credenze, ma anche un misto di comportamenti che è un po' esagerato degli influencer. È un po' una presa in giro anche di me stessa, perché anch'io, bene o male, non così tanto, ma faccio parte di questa categoria. E niente, ho un po' preso i luoghi comuni che ci sono di questa categoria e li ho esacerbati, e mi ha, devo dire, divertito molto girare questo video. L'ho già girato e ve lo consiglio un sacco, cioè manca un sacco fare questi video un po' in cui gioco, in cui faccio un po' l'antipatica, no? Io sono appunto la tua agente e tu sei un influencer super famosa. E tu sei appunto una tipica influencer barra mezza modella di Instagram, famosa a caso, e non ho un nome in particolare. Mi ha fatto molto ridere girare questo video, però sì, non prendete le cose alla lettera, soprattutto non è questo il mio modo di lavorare, però... nel senso, io non sono così, però mi ha fatto comunque ridere. E nulla, ditemi nei commenti se vi piacerà questa tipologia di video. Mettete mi piace se vi piace, se ne vorreste altri simili. In generale commentatemi e ditemi la vostra, perché per me è super importante. E lo sapete che io leggo tutti i commenti. Quindi non perdo altro tempo e vi lascio. Buongiorno. Ciao tesoro, come stai oggi? Come hai dormito? Sono contenta. Lo sai che il sonno è assolutamente parte della routine di bellezza. Posso dirti che amo il tuo outfit oggi. Super chill, but cool, so cool. Adoro. Allora, sono contenta che oggi tu ti sia riposata, perché abbiamo un'agenda abbastanza fitta oggi. Ma prima di iniziare, ti ho portato direttamente da Starbucks il tuo vanilla and cinnamon soy iced caffè decaf. Ormai ti conoscono e lo fanno alla perfezione, e ovviamente sono lì a controllare che lo facciano con latte di soia, che lo facciano decaf. Ovviamente ho chiesto di metterlo in una cup rosa, quindi questo per te, per iniziare assolutamente la giornata. Tieni, cara. E poi ho pensato, visto che sono passata davanti a un baracchino, a un little cute shop on the road di fiori, che li ho già messi nel vaso. Ho preso questo profumatissimo mazzo di fiori freschi. Ti ho preso un po' di rose,
e rosa che si abbinano perfettamente alla stanza, al quadro, a tutto. E ti ho preso anche questi fiori bellissimi, lilla. Ho pensato, secondo me li piaceranno tantissimo. Hanno sapore. Li ho presi, a parte che secondo me in questa stanza staranno benissimo. E li ho presi perché, visto che stiamo cercando di lanciare anche tuo marito, ho pensato che potevamo fare una storia con questi fiori, con scritto tipo My hubby is the best e taggandolo. Che ne dici, così la gente va a curiosare? Oppure magari o tu che metti i fiori nel vaso, o direttamente la foto del vaso appoggiato, così facciamo vedere un po' la sala. O tu col vaso in mano, facendo vedere i fiori. Proviamo. Ok, proviamo un po' di foto. Allora, tieni. Aspetta, prima. Proviamo così. Ok. Dov'è? Allora, così. Che qui c'è anche il premio. Ok, vieni. Tieni in mano, ti faccio un po' di foto. Vai per annusarle. Sei magnifica, fotogenica da impazzire. La più fotogenica di tutte. Sei troppo brava a metterti in posa per le foto. Troppo. E adesso io la appoggio qui. E farei anche due foto sul tavolo. Che ne dici anche con il iced latte? Guardiamo. So cute. Love it. Aspetta che lo posso. Allora, cosa scriviamo? Fantastica idea, scriviamo happy, cuore, fiore rosa e sotto lo tacchiamo. Perfetto. Fammi vedere. Ho visto che hai fatto già il tuo outfit of the day. Adoro. Dopo leggerò un po' di direct per capire se è piaciuto, ma sono assolutamente certa che sia piaciuto. È uno stile favoloso, veramente. Allora, prima di iniziare a dirti cosa dobbiamo fare oggi, non vorrei stressarti, quindi prima vorrei entrare in un positive mindset, emanare un po' di good energy, positive vibrations, ok? Rendere proprio la stanza piena di queste vibrazioni positive e quindi farei un po' di positive affirmations. Cosa ne dici? Allora, le ho segnate nel nostro manifesting journal. Allora, superiore, quindi le ho stilate apposta per essere appunto in congiunzione
con le stelle, con i pianeti. Quindi, e la luna in Ariete, quindi questo è il momento perfetto per manifestare tantissimo. Quindi, ok, chiudi gli occhi se vuoi, inspira questo anche profumo di fiori, ok, e ripeti dopo di me o solo prova a rendere tue queste frasi, ok? Quindi, everything is gonna work out. The universe wants me happy, healthy, and wealthy. I will listen to my intuition. I will only speak love. To myself, I will respect my boundaries. My makeup is always on point. I am the it. Did you like them? Ti sono piaciute? Vuoi dirmi quali ti sono piaciute di più così me le segno? Lo so, I am that girl is perfection. A ti è piaciuto? I'm confident, I'm strong, I'm the girl who has it all. Bellissimo. Lo so anche I will speak love into myself. Sì, è proprio una regola. Ok, perfect. Adesso che abbiamo fatto la nostra manifestation oggi, direi che è ora di guardare il programma della giornata. Abbiamo un'agenda abbastanza piena. Ho cercato di... ti ho tolto anche un appuntamento perché sennò non volevo esagerare, non volevo stressarti. Perché poi, non so, lo stress non ti fa bene, non ti fa bene. Bad energy. Quindi, allora adesso, per oggi, dobbiamo girare le storie per un brand di make-up che si chiama Stelle Nascenti Make-up. E allora loro li ho già provati, sono abbastanza buoni, sono carini, hanno un pack molto particolare, può piacere o non piacere, ma noi appunto dal brief dobbiamo dire che, devi dire che il pack ti ha colpito subito, ovviamente devi dire che le persone devono averli, ne hanno assolutamente bisogno. Sì. Don't be mad, but hanno insistito perché tu metta l'ADV, no, I know che stai mettendo ADV sempre ultimamente, proprio sempre,
sempre in tutte le stories pagate e già, sei troppo avanti, troppo brava. Però mi hanno chiesto e io glielo ho detto che rovina l'aesthetic delle stories, ma mi hanno chiesto di non fare, non mettere la scritta TV bianco su bianco o scritta scura su sfondo scuro, cioè di metterla ben visibile, di non metterla col font, quello corsivo sottile. I told them, gliel'ho detto, cioè, viene una storia brutta. Tutto su di te si basa sull'estetica, questi vogliono la scritta TV ben chiara, io veramente, comunque, pagano bene, quindi io ce lo farei andare bene. E in realtà, lo so, è che con tutto questo polverone loro sono un nuovo brand, non vogliono rischiare. E ho paura di stressarti, però ho letto un po' di messaggi privati che ricevi e le persone stanno sospettando che tutto, tipo quando vai in palestra e tacchi la palestra, quando vai dal parrucchiere e tacchi il parrucchiere, quando vai dall'estetista e tacchi sempre l'estetista, che sia un supplied by, che te li offrano. E ovviamente così, cioè dovresti pagare per andare dall'estetista al parrucchiere, non lo so, assurdo. E però dicono che lo devi segnalare. Ora io non lo segnalerei tutte le volte, nel senso che poi la gente comincia a dire ah, le regalano tutto, quindi non lo segnerei tutte le volte e questi li metterei in corsivo, piccoli, bianco su bianco, perché tanto non ti possono dire niente, cioè tu l'hai scritto, se no non lo leggono, non è colpa tua. E per ogni tanto li metterei, perché veramente cominciano ad arrivare tanti messaggi e alcune persone hanno cominciato anche un po' a parlarne sull'altro social e non vogliamo rovinarci la reputazione. Allora io, dobbiamo resistere per questo periodo, poi ovviamente tornerà tutto come prima e insomma non dovremo mettere neanche praticamente gli hashtag, però adesso è un periodo in cui bisogna stare un po' attenti. I'm so sorry that I have to tell you that, cause assurdo, cioè qualcuno ti dica come fare il tuo lavoro, però I know, quindi oh, questa era la cosa più stressante, te l'ho tolta, me la sono anche tolta. E poi prima è della palestra, fra un evento e l'altro dobbiamo anche girare, che poi io lo monterò e lo manderò in approvazione per il brand, una TV di un nuovo succo di frutta proteico. È perfetto per te secondo me, perché comunque tu dai sempre consigli fit, quindi secondo me è perfetto. E hanno chiesto di farlo in modalità ASMR. Ti faccio l'esempio di come dovresti farlo. Ad esempio, adesso non ho questo succo di frutta, ce l'ho in frigo, dopo te lo mostro ovviamente, però appunto dovresti magari fare un po' di tapping, questo non devi dire niente, quindi puoi anche, cioè, se non ha un buon gusto puoi anche non dirlo, tanto non ti chiedono di dire un tuo parere, ti chiedono solo di mostrarlo, quindi un po' di tapping, così, e vai a vedere un po' la scritta. Un po' di shaking. Il suono del suono del succo che viene versato nel bicchiere, magari anche un po' di tapping sul bicchiere, e poi tu che lo bevi. E poi nella storia dopo dici semplicemente il tuo codice sconto e metto il link, tutto qui.
assolutamente. Sei perfetta per questa campagna. Sono sicura che tu sia la persona più competente per pubblicizzare questo, che sono sicura sia un ottimo prodotto. Ok, quindi questo lo filmiamo successivamente. E sì, sì, ASMR è quello che ha fatto Kylie Jenner con i... cos'erano, prodotti per le sopracciglia? Hanno correttori, sì, che ha pubblicizzato i suoi correttori in ASMR. Super originale. E quindi ovviamente lo dobbiamo fare anche noi. Assolutamente, è stato super virale. E quindi adesso i brand chiedono tanto di fare degli spot così. Ok. Poi alle 10:30 abbiamo una call per la tua capsule collection. E loro mi hanno detto semplicemente che tu in call dovrai, ti mostrano dei capi e tu dovrai semplicemente scegliere 4-5 capi che ti piacciono di più e dopo appunto li metteranno nella tua capsule collection. E poi volevo fissare lo shooting per la settimana prossima. Esatto, perché so che poi fra 2 settimane vai a Dubai e so che non vuoi essere disturbata, che hai bisogno del tuo tempo completely off, hai bisogno di una sana shopping sesh, eh no, però se vai a Dubai e vorrai nel caso fare qualche foto in spiaggia, nel tuo albergo, comunque ho ricevuto tantissime proposte da parte di fotografi che chiedono se ti possono fotografare, quindi insomma mi direi te se te la senti di fare anche un po' uno shooting in costume in spiaggia. Sei libera di fare quello che vuoi, assolutamente. Ti meriti questo momento di pausa. Quindi l'ho detto proprio a tutti i brand che in quella settimana non ti possono contattare per nessun motivo al mondo. Poi alle 13 abbiamo un evento per una nuova crema viso che è uscita e sarà un light lunch. E sì, ci sono tantissime ragazze, tantissime delle ragazze, sì, e sì, c'è anche lei. Mamma mia che imbarazzo, lo so. Non so con che coraggio si presenti, però non lo so. Mi raccomando, tu sii gentile, ma cerca di non parlarci troppo perché bad vibes. E poi alle 14:30 ho prenotato un taxi perché alle 15 dobbiamo andare in uno studio di registrazione a registrare una puntata in cui si è ospite di un podcast che parla di business woman, quindi parlerai un pochino del tuo team, del tuo modo di lavorare, del tuo mindset. Queste cose qui secondo me viene super interessante perché hai tantissime idee innovative, quindi sei troppo brava, sarà la puntata più interessante di tutto il podcast. Tra l'altro stavamo anche pensando di proporti, ti è arrivata una proposta
io farei le stories per il brand Mica, ti faccio vedere i prodottini e ti leggo anche quello che devi dire. Allora, i prodottini sono questi. Questa è la palettina, questo è il rossettino, so cute. E devi dire, aspetta che lo leggo. Allora, ultimamente mi state chiedendo in tantissime che makeup sto indossando, e in particolare sugli occhi e sulle lips. Finalmente ve lo svelo, ho scoperto questo nuovo brand di makeup, Stella Nascente Makeup, e sono obsessed. Dovete assolutamente provarlo, super innovativo. Poi, mentre ti trucchi gli occhi, devi dire, mentre mi trucco, no, comincio a truccarmi con questa palettina, guardate che colori incredibili. Lo devi dire con molta convinzione, perché detto fra noi non è che abbiamo tutti questi gran colori, però se lo dici te le persone si fideranno. E poi dici, ci puoi fare tantissimi look, e guarda, i colori sono iperpigmentati e si sfumano benissimo. Of course, con il filtro bellezza, certo. Secondo te, cioè, la pelle deve risultare levigatissima e perfetta. E poi prendendo il rossetto e la matita labbra, devi dire, e adesso vi sblocco la lip combo che dovete assolutamente avere per labbra, super juicy. Metto la matita numero 5 e il lip balm colorazione numero 4. Guardate che combo pazzesca, color nude perfetto da avere assolutamente. E poi darai il codice sconto che ti dirò. Quindi adesso, io visto che sta venendo buio, non lo farei in questa postazione e lo farei magari davanti ai finestroni, che dici? Ok, quindi mi porto il make up e impostiamo il set. Metto una ring light e mi metto a filmare. Ok, allora